Oltre 5.000 tir al giorno mettono a dura prova la statale adriatica. Addirittura si è temuto per la staticità dei viadotti della SS16 che avrebbero potuto riscontrare dei danni a causa del traffico pesante che normalmente non è così intenso. Dal sopralluogo di questa mattina Silvi però non sarebbe emersa alcuna situazione di pericolo. Abbiamo visionato le strutture dei due ponti Concio e Cerrano con insieme dei tecnici esperti di questa materia. Naturalmente seguiranno anche alcune indagini strutturali successivamente, ma non si evidenzia grandi criticità al momento. Naturalmente non possiamo dire nulla di diverso fino alla conclusione dell'iter di valutazione. Però non dobbiamo allarmare la popolazione dicendo che le strade non sono sicure. Per il momento sono ancora sicure. I sindaci di Città Sant'Angelo, Silvi e Pineto, avevano minacciato nei giorni scorsi di chiudere la statale ai mezzi pesanti, ma i risultati dei dati ARTA, secondo cui i livelli di inquinamento dell'aria non supererebbero i limiti di legge, hanno rimesso in discussione la possibile ordinanza, che non sarebbe più giustificata da un rischio per la salute pubblica. Adesso le stiamo studiando insieme anche alla provincia e agli altri sindaci del territorio, stiamo valutando quale ordinanza fare e come farla. Dobbiamo dire che i dati dell'ARTA sono sicuramente sotto la soglia limite e dunque anche quella ipotesi di bloccarla per la salute pubblica al momento è al vaglio. Intanto la pazienza dei cittadini che vivono a ridosso della SS16 si sta esaurendo e si sono verificate anche alcune proteste spontanee, mentre né dalla Procura di Avellino, né da Autostrade, nemmeno dal governo giunge alcuna risposta all'emergenza. Indubbiamente la cittadinanza sta perdendo la pazienza e giustamente si inizia a far sentire, soprattutto chiede cosa si sta facendo. Si sta facendo tutto il possibile, si sta cercando in tutti i modi di trovare la soluzione migliore. Naturalmente questa è una partita, come abbiamo sempre detto, molto difficile e molto complicata. È ovvio che anche noi in questo scenario stiamo spingendo il più possibile per una risoluzione il più presto possibile.